Sarà una bellissima regata, anche perché abbiamo vinto, quindi chiaramente le regate sono più belle quando si vincono. Però il vento giusto, forse un pochino di più non sarebbe stato male. Tempo buono, un gran caldo, un bel equipaggio e una grande barca. Bene, l'equipaggio della Guardia di Finanza, vincitore dello scorso anno, che con Grifone Terzo giunge terzo in tempo reale e si piazza al secondo posto nella classifica ORC. Matteo Miceli, su Bella Mia di Fabrizio Balassone, arriva quarto. C'è stato poco vento, è stata un po' faticosa per il poco vento, però ci ha accompagnato fino alla fine. Pensavamo di trovare alle ore 20, 20, 21 una calma piatta, invece poi ci ha accompagnato il poco vento fino a 22. Siamo andati abbastanza bene, la regata è bella perché è godereccia, come dico io, e quindi è sempre un piacere venire qui a Ventotene e fare questa regata lunga fino in Tunisia. La sera del giorno seguente, all'interno della Casa Mediterranea, gli organizzatori del circolo di Ventotene consegnano a tutti gli equipaggi le istruzioni per la seconda tappa, 270 miglia attraverso il Mediterraneo per raggiungere la marina di Sidi Bou Said in Tunisia. La bellezza insieme semplice e magica dell'isola e l'accoglienza del circolo velico Ventotene sono un ottimo agente propiziatorio per affrontare la traversata. La mattina del 4 agosto tutti gli equipaggi sono impegnati sul molo a sistemare le ultime cose, pronti alla partenza per raggiungere l'altra sponda del Mediterraneo. Allora, pronti a partire? Speriamo di sì. Che succede? No, si sta sistemando il cozzero per tirarlo su per la partenza, perché si pensa che sia un gran lasco la partenza, senza da subito il Jenna che si dà dopo quando si è manovrato. Tra una ventina di minuti penso che sarà tutto pronto per togliere le ancore. Prontissimi. Il birre è composto da 5 donne e 2 uomini. Accidenti, e che farete a bordo? Si lavora. Questa è la prima partecipazione, fino adesso le cose sono andate bene. Noi chiaramente ci auguriamo, di, come tutti, di avere un po' d'aria che ci possa portare giù in tempi rapidi. Meteo non è il massimo, però insomma dovremmo trovare qualcosina. Questa è la mia quarta edizione. Per il principio dell'alternanza, 2 volte a Mamet, 2 volte a Sidi Bou Said. Sempre stata una cosa molto divertente, un piacere arrivare in Tunisia. E quest'anno di nuovo ho mio figlio, 17enne, insieme ad un suo amico, molto entusiasti, e la qualcosa ci rende ancora più contenti. Chi è il compleanno? Mio. Wow. Non chiediamo perché è una signora, quindi non chiediamo. No, non no. Importa. Mai. Non importa. E allora domani mattina raccontaci un po' come è stato questo compleanno a bordo. Galattico. Prima di... Beh, così non si può chiedere. Non e che hai fatto? Una torta? Un no. Champagne. E basta. La classe non è acqua. Ma il bello è che noi potevamo arrivare prima ieri sera. Siamo arrivati dopo mezzanotte per festeggiare, quindi abbiamo rallentato. Cioè, noi ieri 24 ore rallentato. Che festeggiamo in pratica. L'anno scorso ci siamo arrivati molto bene con l'equipaggio, quindi abbiamo fatto una bella esperienza. Quest'anno spero di ripeterla un'altra volta. Abbiamo fatto 2001, 2002 e adesso questa qui. Facciamo parte di una scuola di vela. Bene, che scuola di vela? Che è la Gran Lasco di Riva Italiano. È la prima volta che partecipiamo, quindi siamo molto orgogliosi. Siamo in 6, tutti più o meno coetanei, tutti ragazzi, insomma, una bella atmosfera. Tutti quanti è la prima volta che partecipiamo. Quindi al 10° anniversario. A parte, un pezzo forte, che non è lo skipper ma è Arcadio, lo skipper ha lunghi anni di esperienza, Arcadio che è il nostro compagno di viaggio, che ha partecipato un paio di volte con gli equipaggi un po' più capaci. Beh, io sono particolare perché vado da solo, però per me è la normalità, per cui mi diverto così e spero anche quest'anno di riuscire a portarla a termine come l'anno scorso, senza danni, senza preoccupazioni, altro. È cambiata moltissimo comunque la partecipazione delle barche.
Nelle prime edizioni c'erano barche un po' meno performanti, adesso sono tutte barche forti, insomma, quindi... Siete contenti? Sì, siamo contenti di essere in mezzo a loro. Siamo contenti dell'organizzazione, la troviamo molto informale, però seria. E il numero delle barche è buono, ci siamo trovati bene anche con gli altri equipaggi, quindi insomma, la nostra esperienza è positiva, è la prima esperienza che facciamo tutti insieme su regate d'altura, quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti. E speriamo bene, speriamo che ci sia un po' di vento, perché nella tappa d'avvicinamento fondamentalmente non l'abbiamo trovato. Siamo stati massimo 5 nodi, 6 nodi, ma niente di più. E quindi vediamo un po', speriamo nel vento. Le previsioni non penso siano tanto favorevoli. Vento leggero è previsto, quindi sarà un po' dura andare a cercare il vento. Comunque siamo fiduciosi, fino a mo' è andata bene. Una bella competizione, andremo a cercare questo vento. Tutti noi la prima traversata lunga. Abbiamo uno skipper che ha impostato dei turni perfetti, per cui non dovremmo avere problemi, mi auguro. Speriamo che ci sia un po' di vento. Un vento a tutti e speriamo di non avere problemi. Questo penso sia la cosa più importante. Quanti siete a bordo? Cinque. Cinque. Tutti uomini? No, è una donna. Ah, quattro uomini e una donna, una poveretta. Diciamo. Come poveretta? È la quarta Cartago che faccio e questa è la seconda volta che la faccio con Valchiria, che è un Sankis 47. È una barca da crociera, insomma, perché noi partecipiamo così. Però abbiamo anche ottenuto dei bei risultati. Questa volta siamo arrivati secondi, in tempo compensato, da Fiumicino a Ventotene. La nostra arma segreta è il giardinetto, composto da basilico e peperoncini, che servono per la cucina di bordo, e nonché, adesso non ve lo posso far vedere, il nostro cuoco che sta dietro e ride sotto i baffi. E il basilico è posto in quella maniera, è strategico, perché sta vicino alla doccia, così chiunque si fa la doccia senza sapone innaffia il basilico e il peperoncino. E così noi arriviamo a Tunisi. La partenza è segnata dalla mancanza di vento e le barche faticano a tagliare la linea. Anche in questo caso è l'equipaggio di Libertine, il velocissimo Comet 45S, a partire davanti a tutti e dopo poche miglia a distaccare l'intera flotta. Purtroppo le previsioni meteo non vengono smentite. Una condizione di alta pressione con pochissima aria costringe le barche a continue millimetriche regolazioni delle vele, che le fanno comunque procedere con grande lentezza, soprattutto nelle bonacce notturne. Dopo 45 ore, 27 minuti e 27 secondi di navigazione è Grifone III a tagliare per primo il traguardo. Fortunatissima la tattica seguita dall'equipaggio del Grifone, simile peraltro a quella usata lo scorso anno. Cercare il vento anche a costo di deviare dalla rotta più breve, allontanandosi quindi dal resto della flotta. È stata una regata dura questa volta, anche se per me la prima esperienza, in quanto il vento ci ha sostenuto fino dalla partenza fino a un certo punto. Poi abbiamo dovuto fare una variazione di rotta su quella prevista, ci siamo buttati un pochino, viste le previsioni che abbiamo preso precedentemente in partenza, ci siamo buttati un po' sotto la Sardegna e poi abbiamo preso un bel vento e siamo scesi fino qui. Qua sotto abbiamo trovato ancora un'altra volta un'assenza di vento, ci siamo infognati qua sotto e adesso finalmente siamo arrivati. Il mare comunque non è stato cattivo come si vuol dipingere il canale di Sicilia. È andata tutta bene, grazie. Secondo ad arrivare al porto di Sidi Bou Said è Libertine, a 15 ore e 10 minuti dal Grifone.